Non dimentichiamo che l'associazione San Marcellino è nata per iniziativa di un gruppo di volontari. L'importanza del volontario a San Marcellino è centrale. Non sostituisce l'operatore, ma è un valore aggiunto al lavoro dell'operatore. San Marcellino accetta sempre la sfida della complessità, la metti in questo modo. Nel senso che io lavoro da 40 anni sulle politiche sociali ed educative di contrasto alla povertà. Di solito purtroppo i decisori e la politica discutono di queste cose semplificando, andando per rappresentazioni. È pensato come un lavoro che riguarda soltanto i deboli, non l'insieme della comunità. Come dire, un lavoro che possono fare tutti e tutte, e quindi si confonde col volontariato, perché oggi in un meccanismo di disinvestimento sul welfare la tentazione di dire un pezzo lo privatizzo, un pezzo lo scarico sulle famiglie, quindi sulle donne, un pezzo ci sono i volontari, che bisogno c'è del lavoro sociale. San Marcellino ha, diciamo, una politica nei confronti dei volontari molto chiara, netta, che magari ce l'avessero tutti, cioè volontari che devono fare effettivamente quello che serve, che non devono essere mai retribuiti e che devono essere, come dice la dichiarazione sui principi operativi dell'organizzazione, devono essere volontari davvero. Perché oggi c'è un grande bisogno del volontariato, non in termini sostitutivi, ma in termini di aggregazione e di alleanze con le comunità territoriali, perché noi oggi lavoriamo in un contesto dove spesso le persone con cui lavoro, i migranti, piuttosto che senza fissa dimora, piuttosto che le persone che hanno problemi di dipendenza, sono guardate con diffidenza. Dobbiamo costruire delle alleanze in cui il privato sociale, i comuni, le scuole, il terzo settore, in qualche modo fanno un'alleanza di senso e prospettiva, capendo bene quello che ognuno deve fare. Allora io posso avere un servizio per le donne vittime di tratta e di violenza, poi quella donna vittima di violenza o di tratta, se è migrante, quando esce dalla struttura rischia di avere una comunità ostile e diffidente, quindi col volontario devo costruire delle pratiche culturali, di narrazione, di racconto. E serve come testimonianza per cercare di modificare un pochino le cose, soprattutto il pensiero delle persone. Si fa volontariato per prestare servizio, non per soddisfazione personale. Andate su Google, cercate la parola volontariato, poi guardate le immagini e vedrete tutte immagini infantili, no? Come se questi volontari fossero bambini, ma c'è una rappresentazione che stride. E certo il volontariato deve essere in generale ripensato, senza dimenticare che in origine era un'opera di giustizia, altrimenti rischiamo di farne solo un elemento di bricolage. Ho l'impressione che qui cambio qualche cosa, non faccio soltanto del bene, quindi qui rimango. L'efficacia attira. La serietà, l'efficacia, ma anche la sensazione che attraverso quell'aiuto io sto cambiando il contesto, sto facendo politica, non mi accontento di far del bene. Io penso che San Marcellino abbia trovato una forma virtuosa, perché al proprio interno ha costruito un impianto di politiche di intervento su senza fissa dimora che tengono conto della complessità e quindi prevedono il lavoro professionale, ma prevedono anche il lavoro culturale di narrazione, dove comunque anche competenze meno dense riescono a trovare una funzione e si connettono però anche con la competenza densa e quindi danno risposte altrettanto complesse alla complessità.